Hare Krishna, buonasera, buonasera di nuovo a tutti quanti, benvenuti a questa nuova lettura della Bhagavad Gita. Come dicevo, abbiamo finito l'introduzione alla Bhagavad Gita di Srila Prabhupada, riprendiamo quindi la lettura dei versi. E come sapete, ogni tanto leggeremo pezzi delle spiegazioni di Srila Prabhupada, magari delle spiegazioni per intero, ma principalmente leggeremo i versi e andremo anche per avere il flusso, no, dei versi, e andremo a vedere, a discutere insieme, ad approfondire insieme quale rilevanza pratica nella vita di tutti i giorni questi versi hanno per noi, perché il taglio di questa lettura è proprio questo. Il fatto che non leggiamo tutte le spiegazioni di Srila Prabhupada durante queste serate di lettura che facciamo il giovedì sera alle ore 18 non significa che non siano importanti per lo studio, anzi, il punto è non lo facciamo per motivi di tempo, solo per questo, se no sarebbe bello proprio passare 2 o 3 ore insieme ogni volta a leggere tutto quanto insieme, sarebbe bellissimo, cosa che stiamo facendo ogni tanto la domenica, facciamo la giornata del servizio a Prabhupada Desh e leggiamo lì integralmente la Bhagavad Gita. Ci vorrà ovviamente più tempo in questo senso, però il punto è questo: non le leggiamo qui insieme tutte le spiegazioni di Srila Prabhupada, ma poi a casa fatelo, prendetevi proprio l'occasione, proprio il set di versi magari che leggiamo, studiateveli più volte e approfondite poi studiandovi anche la spiegazione di Srila Prabhupada, che ovviamente è importantissima per comprendere il contesto, perché Bhagavad Gita così com'è. Tra l'altro vi consiglio questa edizione, perché questa edizione è l'ultima traduzione rivista e ricorretta, ripartendo dall'inglese, facendo con cura una traduzione più precisa di quello che Srila Prabhupada ha tramandato, no? Così com'è significa secondo il suo significato originale, senza stare a interpretare, senza fare troppi ragionamenti, ma semplicemente prendendo quello che viene detto da Krishna, che è Dio, la persona suprema, perciò non forse uno che parla a nome di Dio, un avatar qualsiasi, ma è proprio Krishna, Dio, la persona suprema, nella sua forma originale. Qui dietro c'è tutta una filosofia di cui parleremo di volta in volta. E andremo ad approfondire. Non si può fare tutto in una volta. Ecco, se è la prima volta che stai seguendo questa serie di letture, date il tempo di sentire tutti noi. Adesso sentiremo tanti nomi nel primo capitolo, e ci sono i nomi e c'è il sanscrito. Qualcuno dice: ma perché si dicono le parole in sanscrito invece in italiano? Perché certe parole vanno dette in sanscrito? Perché e mantengono la loro potenza, il loro significato, perché ci sono parolone come karma, guna, dharma, che non si possono tradurre con una sola parola, no? Ma hanno tutta una serie di significati che nel tempo si comprendono sempre di più. Ed è importante darsi il tempo, perché se si vuole davvero comprendere la Bhagavad Gita e andarci a fondo e capire questa filosofia del Bhakti Yoga, lo yoga dell'amore, ma non lo yoga dell'amore così con la testa per aria, ma davvero una filosofia solida, importante, imponente, dove termini come libertà, di cui oggi si parla tanto, acquisiscono un significato che fa rizzare i peli sul corpo, compassione. Amore con la A maiuscola, no? E sono termini che acquisiscono vita, acquisiscono un significato concreto. Bisogna darsi il tempo, non avviene così leggendo qualche verso, non avviene così ascoltando a un passano un'oretta l'ultimo Giridhari Das, che sarei io che vi legge qualche verso e dice qualche cosa. No, non si fa così a buon prezzo, a buon mercato. Bisogna proprio dedicarci il tempo. Vale la pena? Certo che vale la pena, perché qui stiamo parlando della felicità, stiamo parlando dello scopo della nostra vita, stiamo parlando dell'essenza della nostra vita. Perciò quel pezzo, no? Quel pezzo tanto dimenticato, lo spirito, l'anima, no? Ci siamo dimenticati l'anima, l'operazione è riuscita perfettamente, ma il paziente è morto, no? Diceva Srila Prabhupada. Cioè, se non c'è l'anima, se non riempiamo la nostra vita dando significato e concretezza all'anima, alla parte spirituale, tutto il resto è perduto, non serve a niente. Tutto il resto non ha più nessun significato. È chiaro?
Detto così, sembra buttato là per aria un l'ennesimo fanatico, eccolo qua, l'ennesimo fanatico, la setta, no? Detto così, fuori contesto non si capisce, ma poi approfondendo invece si va a scoprire quella vena, no? Si cominciano a vedere le prime pepite d'oro, no? Le prime venature d'oro e poi è un'intera miniera, si comincia a seguire un filone e più si va avanti, più si capisce che quella è la strada giusta, poi ognuno lo applica con i suoi tempi, con i suoi modi, perché siamo esseri individuali, siamo anime spirituali, perciò voglio dire, non è che siamo tutti formattati allo stesso modo, però insomma se ci diamo il tempo di comprendere e di approfondire diventa molto più avvincente, molto più interessante. Intanto un mio benvenuto anche a Massimiliano, anche alla Lorena e partiamo dunque alla grande. Qui sotto in basso a destra c'è il pulsante azzurro per condividere questa diretta con i vostri amici così più persone possono ascoltare le parole di Krishna. Siamo sul campo di battaglia, ma non faccio altra introduzione perché l'abbiamo già letta. Se hai perso le edizioni precedenti, le tre lezioni precedenti, le tre sessioni precedenti, abbiamo letto l'introduzione alla Bhagavad Gita. Siamo sul campo di battaglia. Inizia a parlare Dhritarashtra, che è il padre di Duryodhana, il cattivone, quello che sta dalla parte dei cattivi. E la battaglia è tra i Kuru e i Pandava, i Kuru capitanati da Duryodhana. E i Pandava capitanati da Yudhishthira, che è il fratello maggiore dei cinque Pandava, tra cui c'è Arjuna, che è uno dei protagonisti insieme a Krishna, uno dei due protagonisti della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è un colloquio tra Krishna e Arjuna in mezzo ai due campi, ai due eserciti, in un campo di battaglia, in mezzo a due eserciti che sono pronti per combattersi. E vediamo cosa succede. Dhritarashtra Uvaccia, Dharma Kshetra, così inizia la Bhagavad Gita, Dharma Kshetra, il luogo del Dharma. Dharma Kshetra e Kurukshetra, Samaveta, Yuyutsava, Mamaka, Pandavaschaiva, Kim Akurvata Sanjaya. Dhritarashtra chiede, Dhritarashtra disse, o Sanjaya. Sanjaya era il consigliere di Dhritarashtra, del re, che aveva avuto questo potere di vedere cosa succedeva, vedere e sentire cosa succedeva sul campo di battaglia. O Sanjaya, che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu, i Pandava, dopo essersi riuniti nel luogo santo di Kurukshetra per dare inizio alla battaglia? E qui c'è tutto il dramma di Dhritarashtra, che sa già che praticamente andrà a perdere tutti i suoi 100 figli. Lui aveva 100 figli che si sono messi dalla parte sbagliata perché Krishna è il cocchiere di Arjuna. Krishna ha preso, sta nel campo di battaglia che è contro i suoi figli, perciò il risultato della battaglia è già praticamente segnato. Hare Krishna Jacopo, grazie, gentilissimo, sei troppo coccolo. È già segnato, è già quello che deve succedere, è già segnato. Infatti, proprio questo Dharma Kshetra, no? Il luogo del Dharma, è già l'indice, è già la cartina di tornasole, che il responso finale è già dato. Perciò, in questo inizio della Bhagavad Gita si sente tutto il dramma che sta vivendo il padre di Duryodhana e dei suoi 100 figli, che sa che questa sarà la fine e cerca il conforto. Sanjaya disse: O sovrano, dopo aver osservato l'esercito dei figli di Pandu schierato in formazione di combattimento, il re Duryodhana si avvicina al suo maestro e gli rivolge le seguenti parole. Duryodhana, anche lui sta, come dicono i devoti, nella mente. Anche Duryodhana ha tanta paura, nonostante lui abbia un esercito più grande di quello dei Pandava, sotto sotto se lo sente che ha messo in moto qualcosa che alla fine andrà contro di lui, anche se continua a cercare degli espedienti e in questo momento si avvicina proprio al suo maestro, che è anche il maestro di Arjuna e dei Pandava, che è anche è il maestro di Arjuna, ma Arjuna è il suo studente preferito. Cioè, è tutto un intruglio di relazioni e Duryodhana, da buon demone, da buona persona malvagia, fa leva proprio su queste, va apposta
disposta a toccare questi tasti. Per fare cosa? Per trovare un po' di conforto, come quello che ha fatto un investimento di 100.000 euro nel Bitcoin un mese fa, è sceso del 50% e sta nella mente. Dice: caspita, ho perso metà del mio investimento. Vai a cercare qualcuno che ti dice che tornerà su, che il tuo investimento lo recupererai, almeno riprenderai il tuo investimento. Ok? Questa è l'idea di controllare l'energia materiale, di farla franca, di trovare il modo. Controllare, ricordatevi di questo, controllare l'energia materiale non lo fa solo Duryodhana, non lo fa solo lui col suo campo di battaglia che ha imbrogliato i Pandava, ha cercato di ucciderli, non lo fa solo lui, ma lo facciamo noi tutti i giorni. Continuamente, in ogni momento, magari non a quella intensità, non con quelle responsabilità, ma lo facciamo tutti i giorni perché così vedremo man mano che no, squaderneremo la Bhagavad Gita, vedremo che ci renderemo conto nel nostro esercizio di autoconsapevolezza, di autocoscienza, ci renderemo conto che noi stessi facciamo questo. Tutti i giorni ad alta intensità, ma lo facciamo. Benvenuta anche alla Barbara. Andiamo avanti. Vediamo Duryodhana come cerca conforto, cerca qualcuno che dice: dai, che va tutto bene. Guarda, o maestro, il grande esercito dei figli di Pandu, schierato con tanta perizia dal tuo brillante discepolo, il figlio di Drupada. Qui c'è tutta una storia tra due, infatti vi consiglio proprio di leggere le spiegazioni. C'è tutta una storia perché il figlio di Drupada, Occio, che non mi ricordo il nome, di Drupada, Drishtadyumna, e sarà quello che ucciderà Dronacharya, cioè questo maestro con cui sta parlando Duryodhana. Perché anche lì c'è tutta una promessa che è stata fatta, c'è stato un litigio, no, tra Drupada e Dronacharya. Tra questi due personaggi. Non preoccupatevi se non riuscite a seguire i nomi adesso, perché non è importante, non è fondamentale quantomeno. Certo, andando avanti magari sarà la curiosità. È tutto spiegato nelle spiegazioni di Srila Prabhupada, ma ai fini di comprendere quello che Krishna dirà ad Arjuna nei prossimi capitoli, non è necessario sapere a memoria questi nomi, non è assolutamente necessario. Perciò non preoccupatevi. Adesso vi do un'infarinatura, se poi potete approfondire. Verso 4. In queste fila sono presenti molti valorosi aceri, grandi combattenti come Yuyudhana, Virata e Drupada, tutti paragonabili a Bhima e Arjuna. Bhima, fratello maggiore di Arjuna, potente come Hanuma, aveva una forza terribile, e Arjuna, ovviamente, il migliore arciere del mondo. Vi sono anche possenti eroi come Drishtaketu, Chekitana, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoja e Shaiba. C'è l'intrepido Yudhamanyu, il potentissimo Uttamauja, il figlio di Subhadra e i figli di Draupadi. Il figlio di Subhadra, Abhimanyu, che poi durante la battaglia sarà un elemento fondamentale. E i figli di Draupadi. Draupadi è la moglie dei Pandava. Tutti questi guerrieri eccellono nel combattimento sul carro. Ora, grande tra i Brahmana, lascia che ti elenchi i condottieri particolarmente qualificati che guidano il mio esercito. È sempre Duryodhana che sta parlando. Si tratta di personalità quale Bhishma, il patriarca, no? Il nonno di tutti, in realtà, sia dei Kuru che dei Pandava. Karna, Kripa, Ashvattama, Vikarna è il figlio di Somadatta chiamato Burishrava, che come te sono sempre vittoriosi in battaglia. Numerosi altri eroi si preparano a sacrificare la vita per me. Sono tutti ben armati e molto esperti nella scienza militare. La nostra forza è immensa e siamo pienamente protetti dal patriarca Bhishma, mentre la forza dei Pandava, difesa con cura da Bhima, è limitata. Hare Krishna Renata, sono al primo capitolo, stiamo iniziando il primo capitolo. In questo momento ho appena letto il verso 10. Allora, vedete come Duryodhana sta manipolando il suo maestro praticamente. Vuole farsi dire: sì, tranquillo, noi siamo più forti. Sta cercando di avere una conferma, ma di manipolare, no, il discorso. Non è.
non sta chiedendo cosa ne pensi Guruji. Guru, per favore, i miei omaggi, cosa ne pensi? Pensi che sto facendo la cosa giusta? Secondo me stiamo combattendo per un principio giusto? Non è questa la posizione di Durma, ma manipola, no, il discorso, cercando di mettere in bocca al guru le parole. Ok? Questo è già un insegnamento, perché Duryodhana è l'espressione massima dell'asura, della persona non luminosa, della persona egoista, rajasica, pronta a sacrificare tutto e tutti per il suo piacere personale, per soddisfare il proprio ego. Perciò vedete come si sta comportando, no? E vedrete poi invece fra poco come si comporterà Arjuna, no? Quindi subito si capisce qual è l'energia. Ora tutti dovete dare il vostro pieno sostegno, questo è il verso 11, all'anziano Bhishma, dai diversi punti strategici della nostra formazione. In quel momento Bhishma, proprio il patriarca Bhishma, pensate che Bhishma aveva ricevuto la benedizione che non poteva essere ucciso da nessuno, sarebbe morto solo quando l'avrebbe deciso lui. Pazzesco, è una situazione... è una cosa immaginabile per noi, no? Quindi il potere che aveva Bhishma. In quel momento Bhishma, l'insigne e glorioso veterano della dinastia Kuru, nonno dei combattenti, soffia con forza nella sua conchiglia, che risuona come il ruggito di un leone, allietando il cuore di Duryodhana. Ok? Quindi, ho trovato una conferma, perciò parlato cercando di manipolare il suo maestro e anche comandante del suo esercito, no? Quindi ha parlato per lui, quello non ha neanche risposto, ok? Ha parlato lui per tutti, no? Quello è stato zitto, no? Chi tace acconsente, va bene, però arriva la soffiata di Bhishma sulla conchiglia, no? E come la interpreto io, che sono completamente concentrato nel soddisfare il mio ego? Con una conferma, ecco, vedi, sta suonando con forza la conchiglia, perciò vinceremo, questo è un buon segno, il bitcoin sta risalendo, perciò guadagnerò, riprenderò il mio investimento, riuscirò ad avere quello che voglio, aumentare il mio potere, la mia ricchezza, no? Sto in ansia, ok, però ogni segnale mi sembra un segnale di ripresa nel mio piano. Questo significa controllare la materia, controllare quello che ci circonda. Questo va benissimo in qualsiasi, trasportate questo discorso in qualsiasi altro piano, in qualsiasi altro livello, che sia nei rapporti marito e moglie, padre e figlio, madre e figlio, figlia, quello che volete, figli e genitori grandi, piccoli, ammalati o non ammalati, comunità spirituale, amici, fratelli, cugini, ok? Portatelo in qualsiasi, il governo, la politica, il datore di lavoro, qualsiasi relazione, portate questo stesso discorso e trasmutatelo in quella situazione e cercate di capire cosa significa, no? Manipolare, controllare l'energia materiale, controllare le situazioni, manipolare le situazioni. Perché, come vi dicevo, lo facciamo continuamente finché stiamo nell'ego, no? E non stiamo nell'amore. Duryodhana ha imparato dal suo zio materno Shakuni l'arte della manipolazione, dice Lorena. Assolutamente sì. Hare Krishna, Selena dice omaggio a tutti voi. Hare Krishna, benvenuti. Fantastico. Siamo arrivati quindi al verso. Sentiamo i segnali, no? Ci sembra quasi spirituale, le coincidenze, ma pensa come tutto sta andando secondo i miei piani. Ci sembra che ci siano proprio i segnali, perché ovviamente interpretiamo tutto filtrando con gli occhiali, no? Dipinti di rosso dal Rajas, dal Rajaguna. Vedremo questa influenza della passione che ci fa vedere solo l'ego, ci fa mettere noi, il nostro ego, neanche noi, il nostro ego al centro. Ok, per cui ci sembra che tutto ruota intorno al nostro ego e quindi vediamo cose che in realtà non esistono, coincidenze che non esistono assolutamente. Verso 13.
Poi all'improvviso riecheggiano simultaneamente le conchiglie, i tamburi, le trombe, i flicorni e i corni, e il loro suono è tumultuoso. Nell'altro campo, in piedi su un grande carro tirato da cavalli bianchi, Krishna e Arjuna soffiano nelle loro conchiglie divine. Krishna soffia nella sua conchiglia chiamata Panchajanya, Arjuna nella Devadatta, e il vorace Bhima, autore di imprese erculee, fa risuonare la sua formidabile Paundra. Il re Yudhishthira, figlio di Kunti, fa risuonare la sua conchiglia, Ananta Vijaya, mentre Nakula e Sahadeva soffiano nella Sugosa e nella Manipushpaka. Il re di Kashi, valido Ercere, il grande guerriero Shikandi, Drishtadyumna, Virata, l'invincibile Satyaki, Drupada, i figli di Draupadi e altri, o re, come il figlio di Subhadra, dotati di braccia possenti, fanno risuonare anch'essi le loro conchiglie. Il boato di tutte queste conchiglie diventa assordante e, riverberando nel cielo e sulla terra, lacera il cuore dei figli di Dhritarashtra. Nella spiegazione, questo è il verso 19, Srila Prabhupada ci dice: non risulta che il suono delle conchiglie di Bhishma e degli alleati di Duryodhana abbia suscitato turbamento nel campo dei Pandava, mentre qui è chiaro che il ruggito delle conchiglie dei Pandava scuote il coraggio dei figli di Dhritarashtra. Se i Pandava incutono tanto terrore al campo nemico è perché hanno una totale fiducia in Krishna. Chi si rifugia nel Signore Supremo non ha nulla da temere, neanche in mezzo alle più grandi difficoltà. E qui sta tutto il senso di questa battaglia, ma sta tutto il senso della Bhagavad Gita, sta tutto il senso del Bhakti Yoga. E potremmo già finire la Bhagavad Gita qua, perché questo è, in realtà, vedremo, no? Man mano che andremo avanti, adesso apriremo questo che abbiamo appena detto, no? Controllare la natura, manipolare, e la fiducia in Krishna, la fede in Krishna. Apriremo queste due polarità e vedremo qual è il percorso, no? Che ci può portare da uno stato all'altro, in pratica. Quindi qui c'è già tutto, in realtà, è già stato appena stato detto tutto quello che c'era da sapere, però ovviamente milioni di vite condizionate, abbiamo bisogno di qualche dettaglio in più, anche per capire come fare il percorso, perché purtroppo noi siamo dalla parte di Duryodhana in questo momento, diciamo così, no? Di solito ci ritroviamo dall'altra parte, nel campo di battaglia sbagliato, e quindi Krishna ci insegnerà come andare dalla parte giusta, anche perché fra poco vedremo che Arjuna è pieno di dubbi. Arjuna è quasi quasi vorrebbe andare nell'altro campo di battaglia, detta così, insomma. Hare Krishna Salvatore, benvenuto anche a te. Mi raccomando, se volete condividere questa diretta, il pulsante qui sotto in basso a destra, il pulsante azzurro, a cliccare per condividere questa diretta, coinvolgere anche i vostri amici nell'ascolto della Bhagavad Gita. Quindi questo era il verso 19, il 20. Allora, seduto sul suo carro, il cui stendardo porta l'emblema di Hanuman, Arjuna, figlio di Pandu, afferra l'arco e si prepara a scoccare le sue frecce. Tuttavia, o re, dopo aver osservato i figli di Dhritarashtra schierati in formazione di combattimento, rivolge a Krishna le seguenti parole. Arjuna disse: «O infallibile, ti prego, conduci il mio carro tra i due eserciti, affinché possa vedere chi desidera combattere e chi dovrò affrontare in questa grande prova d'armi. Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a battersi nella speranza di compiacere il malvagio figlio di Dhritarashtra». Sanjaya disse: «O discendente di Bharata, rispondendo alla richiesta di Arjuna, Krishna conduce lo splendido carro tra i due eserciti». Immaginate anche qui, qui ci sono tante storie nei Veda, ma anche molto più recenti, di Krishna che si pone come servitore del suo devoto guidando il carro. Pensate che i guidatori di carro erano i Shudra, la classe più bassa, ne parleremo, della società di quel tempo, anche in realtà di oggi in India. Il guidatore di carro era nella classe più bassa, perciò Krishna, che invece era un re, uno kshatriya, si è messo nella posizione di guidatore del carro di Arjuna. Infatti Arjuna non voleva, ma insomma poi Krishna ha insistito.
E poi qui dietro c'è anche tutta no, l'idea che noi dovremmo far guidare il nostro carro a Krishna, no? Che è il senso dell'abbandono, non del farci servire da Krishna. E anche qua è bellissimo questo punto qua, no? Sarebbe da scriverci una poesia, anzi, molto probabilmente se ne sono state scritte molte di poesie, no? Ma l'idea che l'abbandono fidente non è spengo il cervello. O fa tutto Krishna, ok? Però è far guidare a lui il carro, far dare la direzione, che è la direzione poi dell'amore con la A maiuscola a Krishna e noi porci, no, in quel solco, in quel sentiero, perché è la soluzione migliore che possiamo prendere per la nostra vita. E, appunto, ci sono anche delle bellissime storie in cui questi devoti che magari non sanno niente di sanscrito, non riescono neanche, non sanno neanche leggere, però vedono questo dipinto, no, che ho tra l'altro qui di fronte a me come desktop, nel desktop di Krishna che guida il carro di Arjuna, no, e che si mette a piangere perché dice veramente questa è una come dire, è l'espressione dell'amore, no, di Krishna più bella, più appassionante, più emozionante, no? Più emozionante, proprio questa dinamica che si crea. Vabbè, insomma, adesso non voglio fare troppo il poeta stasera, no? Però un po' è questo un po' questa relazione, no? Che si crea tra Krishna e Arjuna. Luciano sta dicendo Arjuna vorrebbe rifugiarsi in foresta, dice sì, il mio era un po' una metafora, come si dice, una metafora, una, no, forse non è la metafora, comunque è un esempio un po' spinto, andare dall'altra parte, cioè come dire andare dalla parte del torto, perché Arjuna desiderando andare nella foresta, desiderando ritirarsi, è come se andasse nel campo di battaglia opposto, perché vorrebbe dire che verrebbe vinta da Duryodhana la guerra, perciò sarebbe come aver aiutato Duryodhana, questa era la mia idea di andare dalla parte opposta, ok? Questo è un po' il senso per questo detto così. Quindi, allora, Sanjaya dice a Dhritarashtra che Krishna sta portando il carro in mezzo a due eserciti, perciò lo porta vicino in mezzo, quindi vorrà dire che riuscirà a vedere meglio, no, chi è pronto a combatterlo. Verso 25. Giunto di fronte a Bhishma, a Drona e agli altri capi del mondo, il Signore dice: Guarda, o Partha, Partha è un altro nome di Arjuna, figlio di Prita, tutti i Kuru riuniti qui. Da questa posizione Arjuna può scorgere tra le file dei due eserciti i suoi padri, nonni, maestri, zii materni, fratelli, figli, nipoti, amici e anche i suoceri e i benefattori. Nel vedere coloro ai quali è legato da diversi gradi di amicizia e parentela, il figlio di Kunti, cioè Arjuna, è colto da una grande compassione e si rivolge al Signore. Arjuna disse: Caro Krishna, vedendo parenti e amici schierati davanti a me in uno spirito così bellicoso, sento le membra tremare e la bocca seccarsi. Tutto il mio corpo rabbrividisce, mi si rizzano i peli, l'arco Gandiva mi scivola dalle mani e la mia pelle brucia. Sono incapace di restare qui più a lungo, sto perdendo il controllo e la mia mente vacilla. Prevedo solo eventi funesti, o Krishna, uccisore del demone Keshi. Non intravedo alcun beneficio nell'uccisione dei miei parenti in battaglia, né aspiro, caro Krishna, alla vittoria, al regno o alla gioia che ne potrei derivare. O Govinda, a che servono un regno? Govinda e Krishna. Govinda usa apposta questo termine Arjuna perché Govinda, tu che soddisfi i sensi, anche le mucche, Go è anche le mucche. Tu che puoi soddisfare i sensi, no? A che servono un regno, la felicità e la vita stessa, se coloro per i quali desideriamo questi benefici sono schierati sul campo di battaglia? O Madhusudana, anche se i miei maestri, figli, padri, nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati e altri parenti sono pronti a sacrificare i loro beni e la loro vita
Perché dovrei volerli uccidere, pur sapendo che altrimenti essi ucciderebbero me? O Janardana, non li affronterei neppure in cambio dei tre mondi, che dire della terra? Quale soddisfazione trarremo dallo sterminio dei figli di Dhritarashtra? Vedete la, il comportamento completamente diverso. Da una parte Duryodhana che si manipola il suo maestro, no, il suo maestro d'armi e comandante, e cerca qualcuno che gli faccia una profezia positiva, che gli dia qualche hint, qualche speranza, no, in più, no, qualche dato positivo sulla situazione. Dall'altra parte Arjuna che è completamente preso dalla compassione, da un tipo di compassione sulla quale Krishna lo redarguirà, sulla quale Krishna lo rimprovererà, cercherà di correggerlo, ok? Perché purtroppo man mano che questa compassione diventa depressione, perché qui siamo di fronte ai sintomi, l'attacco di panico, l'ansia, la pelle che brucia, se voi riguardate bene i sintomi, no? I peli che si rizzano, tutti questi sintomi che lui non riesce ad afferrare le cose, è sintomi di depressione, di ansia, attacco di panico, ok? È quello che non ha niente a che vedere con Arjuna. Arjuna era uno dei migliori arcieri al mondo, un combattente coraggioso, aveva già vinto centinaia di battaglie, aveva già assistito suo fratello nel Rajasuya Yagya che si faceva per diventare imperatori, quindi aveva già combattuto con diversi regni e conquistato diverse terre con grande coraggio, ma non solo, anche per il suo guru, insomma ne ha fatte Arjuna di tutti i colori. Non immaginiamoci Arjunino, l'amichetto di Krishna, cioè era una bestia, muscoloso, atletico, con una potenza immane, incuteva paura solo quando camminava, ok? Cioè paura e rispetto per un guerriero, un supereroe, un Superman, ok? Qualcosa di veramente all'ennesima potenza, d'accordo? E qui lo stiamo vedendo in uno stato assurdo, infatti poi Krishna lo riprenderà in questo senso, cosa stai facendo, ok? Ma cosa stai? Non si comporta così un guerriero nel campo di battaglia. Però qui quello che vi voglio far notare è il comportamento completamente opposto. Da una parte uno che è pronto, spara a tutti, ammazza tutti, fratelli, cugini, chi se ne importa, zii, ma chi se ne importa, l'importante è che io ottengo quello che voglio, è che io ottenga il regno, perché in pratica Duryodhana sta usurpando il regno, ne ha fatti di tutti i colori, no? Questo si trova, la Bhagavad Gita è all'interno del Mahabharata, il Mahabharata c'è tutta la storia, ecco, se volete sapere il contesto della Bhagavad Gita, bisogna leggere il Mahabharata per capire anche tutti questi nomi, come si combinano, ok? Ma qui vediamo proprio da una parte uno che non gliene importa nulla, quanti soffriranno, che problemi ci saranno, quali saranno le conseguenze, né per lui ma anche per gli altri, per i sudditi, ma chi se ne... non gliene importa nulla, l'importante per lui è raggiungere il suo obiettivo. Dall'altro c'è Arjuna che sta combattendo dalla parte giusta, con Krishna che gli sta guidando il carro, Dio è la persona suprema che gli guida il carro, dalla parte giusta, avendole provate tutte per evitare questa guerra, tutte le ha provate, lui, Krishna, Yudhishthira, suo fratello maggiore, che era l'imperatore di Indraprastha, insomma, le hanno provate tutte, alla fine non c'è altra soluzione, perché bisogna proprio liberare, cioè bisogna sconfiggere Duryodhana, perché farà soffrire un sacco di persone, ok? E che si preoccupa per i suoi carnefici, si preoccupa per le conseguenze di quello che sta facendo, si interroga quantomeno, c'è un dubbio, dice qua devo massacrare migliaia di persone, ma siamo sicuri che è la cosa giusta? Questa è la compassione di Arjuna, questa è la compassione del devoto, infatti Srila Prabhupada spiega proprio, no? Che
Questo è il cuore del devoto, che fa veramente fatica. Il devoto, intendiamo il devoto, il Vaishnava. Vedremo poi, andando avanti, Krishna specificherà quali sono le qualità del Vaishnava. E questa qualità di compassione di Arjuna è in realtà adorata da Krishna, no? E Krishna è molto soddisfatta di questa. Certo, la sta manifestando in un momento che non è appropriato, per cui Krishna lo riprenderà su questo. Ma cercheremo di capire bene a fondo, ma non è tutto sbagliato. Vedete che è proprio una natura diversa. Infatti Krishna dirà a un certo punto, molto più avanti nella Bhagavad Gita, ad Arjuna, non preoccuparti, tu sei nato con qualità divine. Queste sono le qualità divine. Ma piuttosto di fare una guerra, mettiamoci d'accordo. Cioè, ma non esiste, no? Infatti i Pandava, gli sarebbe bastato avere un piccolo regno. Già gli avevano dato un pezzo deserto che loro hanno reso un grande regno, no? Ma allora gli bastava avere un piccolo villaggio, un villaggio a testa, se non in cinque, un villaggio, capito? Poca roba, non avevano pretese, però volevano svolgere il loro ruolo di kshatriya, no? Volevano che fossero rispettati i loro diritti in questo senso. Invece Duryodhana era così ostinato che ha portato tutti in questa guerra assurda, dicendo: a voi non darò neanche la terra che sta su uno spillo, ok? Non vi darò niente, ok? Proprio così, così intransigente, ok? Al punto, che se ne importa se massacriamo milioni di persone? A me, cioè, a lui non gli interessava, mentre dall'altra parte ai Pandava interessava. Ma andiamo avanti, siamo al verso 36. Saremo sopraffatti dal peccato se uccidiamo questi aggressori. Non è giusto per noi sopprimere i figli di Dhritarashtra e i nostri amici. Cosa ne ricaveremmo, o Krishna, sposo della dea della fortuna? E come potremmo essere felici dopo aver eliminato i nostri congiunti? Qui vedete che si inizia a capire che c'è dell'attaccamento. Arjuna comincia a far entrare nella sua mente, nella sua buddhi, nella sua intelligenza, che è quell'elemento psichico che serve a discriminare tra il giusto e lo sbagliato, il bene e il male, quello che è giusto fare, quello che è dharma in quel momento fare, inizia a infettarlo, come dice, a sporcarlo, no? Con i suoi sentimenti personali, con i suoi attaccamenti. Perché di là ci sono i suoi parenti, certo c'è il suo guru, certo c'è il suo nonno, ci sono i parenti, però lui ha dei doveri come regnante, ha dei doveri più alti della parentela, un po' come, no, lo sappiamo cosa succede negli ambiti politici, no? Il fratello e il cugino trovano i lavori, sì, non metto dentro i miei parenti, ok? Non va bene, non funziona così. Ok, perché non dobbiamo mai dimenticarci anche il ruolo che ha Arjuna, perché ovviamente lui si trova in una situazione assurda, dove non capita tutti i giorni che noi ci troviamo in quella intensità di situazione così tesa, no? Capita a pochi di noi, per fortuna, perché io sinceramente non sarei riuscito a sopportare questo tipo di tensione. Ok, solo grandi devoti come Arjuna possono farcela. Ok, però ad altre intensità sono situazioni con cui noi abbiamo a che fare continuamente. Per salvaguardare nostro figlio facciamo la furbata, capito? Con quello là e quello si arrangia, ok? Chi se ne importa? Anche se non è dharmico, è dharma per me, capito? Per la mia famiglia. Perciò vedete che sta entrando questa dinamica che ovviamente Krishna andrà a spezzare subito, già dall'inizio del secondo capitolo. O Janardana, anche se questi uomini accecati dalla verità non vedono alcun male nello sterminare la famiglia o nel combattere gli amici, perché noi, consapevoli del crimine rappresentato dalla distruzione di una dinastia, dovremmo macchiarci di simili peccati? Cioè, se loro vogliono combattere, ma che combattono? A me cosa me ne importa? Me ne vado. La distruzione di una dinastia comporta il crollo delle tradizioni familiari eterne e di conseguenza i discendenti restano coinvolti in pratiche contrarie alla religione. Attenzione qua, religione, no religione, andiamo in chiesa. Religione è la traduzione della parola dharma, come vi dicevo prima, ci sono alcune parole che non dovrebbero essere tradotte. Una di queste, proprio in questo caso, non sarebbe l'ideale dire religione. Ok?
Però se andiamo ad analizzare cosa significa religione, religere vuol dire riconnettere, rilegare, incontrare la riconnessione con il Signore, no? Perché questo è il vero scopo della vita. La religione è lo scopo della vita, ma non la religione andare in chiesa. Cioè, andare in chiesa va bene, non è che sono contrario ad andare in chiesa, è una pratica, ok? Ma la religione non è andare in chiesa, la religione è riconnettersi a Dio, ok? Qui è la traduzione della parola dharma, dharma che è il senso stesso delle cose, del cosmo, l'ordine cosmico. Sì, l'ho detto, basta. Poi vedrete che man mano che andiamo avanti specificheremo meglio cosa significa dharma. Verso 40: quando nella famiglia prevale l'irreligione o Krishna discendente di Vrishni, le donne si degradano e diventano la causa di una prole indesiderata. L'aumento di una prole indesiderata trasforma in un inferno la vita della famiglia e di coloro che ne hanno distrutto le tradizioni. Gli antenati di queste famiglie corrotte regrediscono perché si cessa di offrire loro oblazioni di acqua e cibo. A causa degli atti nefasti di coloro che distruggono le tradizioni familiari, provocando così la nascita di figli indesiderati, vengono meno tutti i progetti comunitari e le iniziative benefiche per la famiglia. O Krishna, sostegno di tutti gli esseri, ho sentito da fonti autorevoli che chiunque distrugga le tradizioni familiari vive all'inferno. Finiamo adesso il primo capitolo. Verso 44: ahimè, non è strano che ci apprestiamo a commettere peccati così gravi. Mossi dal desiderio di godere dei piaceri della sovranità, siamo pronti a uccidere i nostri stessi parenti. Meglio sarebbe se inerme, senza opporre resistenza, fossi ucciso sul campo di battaglia dalla mano armata dei figli di Dhritarashtra. Sanjaya disse: dopo aver così parlato, Arjuna posa l'arco e le frecce e si siede sul carro, la sua mente oppressa dal dolore. Ecco, qui abbiamo parlato, qui è stato specificato da Arjuna un punto molto importante. Certo, per noi che abbiamo un certo tipo di cultura, un po' strana, per certi aspetti un po' stranina, devo dire. Magari può risuonare un po' strano, no? Le donne si degradano, sembra un discorso un po' maschilista così, però invece andrebbe analizzato nel dettaglio quello che sta dicendo, perché la tradizione, no? È importante la tradizione perché la tradizione insieme all'innovazione che portano i giovani, quindi questo connubio, no? È fondamentale perché lo scopo della vita, appunto, è la religione, religere, riconnettersi, riconnettersi a Dio. Perciò ogni azione che poi, se vogliamo, possiamo tradurla in dharma, no? Il dovere, dharma, forse se dovessimo scegliere una parola, è il dovere intrinseco di ognuno di noi, no? Una società sana si organizza in modo che ogni azione che viene fatta sia per il bene comune, per il bene di tutti. Perciò la prole indesiderata non è il figlio che è scappato da una relazione sessuale andata a finire non come si voleva, no? Ah, cioè, è nato un figlio inaspettato, no? Non è. Sì, anche questo può avere anche quel senso, ma qui è proprio la società che si degrada perché e non c'è più un progetto in cui i figli vengono, si prende cura davvero dei figli per farli crescere sani, con i valori, trasmettere i valori della tradizione di una dinastia. Questi erano aspetti fondamentali in quel tempo, importantissimi, no? L'onore, il rispetto. Nella nostra famiglia non si è mai detta una bugia, ok? Questa era Yudhishthira, per esempio, no? La veridicità. Queste tradizioni familiari positive, di valori positivi che venivano trasmessi e messi ai figli, permettevano la procreazione di esseri umani, no? Che poi, perché poi i nostri figli sono il futuro, cosa avverrà dopo? L'idea era quella di continuare a migliorare. Anche mio padre, quando ero piccolino, mi diceva: tu devi migliorare, io voglio che tu sia meglio di me.
che faccia più di me, che faccia meglio di me, no? Questo mi insegnava mio padre, questo bisogna fare, no? Cioè andare verso il meglio, quindi investire affinché i figli possano migliorare, anche correggendo gli errori che noi stessi abbiamo fatto, cioè, come si dice, facendogli capire quali sono gli errori che noi abbiamo fatto e che loro non dovrebbero fare, perché non ha senso farli, un po' come va avanti la scienza va avanti così, no? Un gruppo di ricercatori fa delle cose, fanno degli errori, ah caspita, non avevamo pensato, doveva essere di là. Quelli che arrivano dopo partono già dal risultato di quello che è stato fatto, no? E poi si mette insieme ad un altro esperimento e poi si va avanti. Questa è la cultura, questa è la tradizione, no? Cioè andare a migliorare. Perciò sterminare tutti i padri non è un buon modo per creare una prole desiderata, no? Per far sì che la società migliori. Per esempio, se vengono uccise tante persone, non c'è più la società non ha più la capacità, appunto, di generare una prole adatta, le donne non vengono più protette. Cosa significa? Quello che succede anche già oggi, no? Ne sentiamo di tutti i colori sulle donne, cosa succede, stupri di qua, stupri di là, un caos, e siamo nel 2022, non dovremmo neanche sentirle certe cose. Vabbè, adesso non voglio andare nei dettagli, perché questo discorso ovviamente è un discorso molto ampio, di cui sinceramente io non sono neanche capace di farlo tutto a livello sociale, no? Ci sono per esempio devoti molto più esperti di me che riescono a fare tutti questi collegamenti. Perciò però questi spunti ve li voglio dare, perché è giusto rifletterci, perché uno non dovrebbe, no? Quando si prende una responsabilità bisogna poi portarla avanti, no? E avere un figlio è una responsabilità. Prendere moglie o prendere marito è una responsabilità, ok? Prendere un ruolo nella società è una responsabilità, anche se siamo dipendenti, nel momento in cui veniamo assunti da un'azienda, quella è una responsabilità, e quelle responsabilità vanno dosate. Noi dobbiamo prendere consapevolezza della responsabilità che abbiamo, ma non solo nei confronti del datore di lavoro, se stiamo parlando di un dipendente, ma di tutto quello che comporta quella nostra posizione in quel momento, no? Ognuno di noi ha diverse poi responsabilità che vanno incastrate insieme. Svadharma si chiama, no? Svadharma, che va poi combinato con lo svabhava, la nostra natura specifica, la nostra natura, il nostro corpo in realtà, ma poi insomma andremo nei dettagli leggendo bene la Bhagavad Gita, studiando la Bhagavad Gita, no? Quindi tutte queste vanno combinate. E con consapevolezza, consapevolezza significa pensarci almeno. La consapevolezza, la coscienza, l'autocoscienza è una capacità tipica dell'essere umano, perché l'anima che abita il nostro corpo, che espande poi la coscienza in questa macchina, il nostro corpo è un macchinario, okay? Dove dentro c'è la scintilla spirituale che siamo noi. Noi non è che abbiamo l'anima, noi siamo l'anima che anima il corpo, ok? Quindi già solo porsi le domande, prendere consapevolezza delle nostre responsabilità, già quello è un atto potentemente spirituale, perché apre un'autostrada verso la realizzazione, verso la comprensione più approfondita di cosa significa la realizzazione spirituale, l'evoluzione, di perché l'universo è fatto così e cosa ci stiamo facendo noi qui dentro. Ok, perciò è questo lo scopo, non è tanto adesso fare un trattato di sociologia, no? Perché poi ovviamente qui quando si apre il discorso donne, uomini, parità di diritti, ci sono mille teorie, mille idee, specialmente c'è l'idea che siamo tutti uguali, no? Che siamo tutti uguali, l'uguaglianza come simbolo matematico, no? Che in realtà portata avanti anche da certe filosofie sociali, no? Che in realtà ha fatto tanti danni, specialmente negli ultimi 50 anni, tanti danni a livello sociale, dove questa idea che siamo tutti uguali ci ha tolto la ricchezza, una grande ricchezza che è quella invece dell'unità nella diversità, è quella proprio che nella diversità
Parlo specialmente a me stesso, no? Io ho avuto grandi difficoltà nella vita proprio basandomi su questa uguaglianza. Sapete che sono un astronomo, perciò la matematica la mastico bene e il simbolo uguale o equivalente mi è sempre piaciuto, sai, l'idea che siamo uguali, dovremmo avere, no? Dovremmo ragionare tutti allo stesso modo, alla fine va a finire che diventiamo tutti automi, tutti dei robot. Mentre la cosa bella è proprio l'unità nella diversità. Siamo diversi, ma tutti abbiamo la stessa opportunità di progredire, di avanzare, di fare, di vivere felici, no? A nostro modo, però, non che tutti devono avere, cioè, tutti quanti lo stesso modo. Questa idea che siamo uguali è sbagliata, perciò che maschi e femmine siano uguali è sbagliato proprio anche anatomicamente, per dire. Perciò non è un'uguaglianza, no? Ma è una pari opportunità, una sinergia. La società è una sinergia, come un grande corpo. Insomma, queste cose qui le vedremo più nel dettaglio. Come finisce il primo capitolo? Finisce che Arjuna sta in ansia, proprio ha i sintomi dell'ansia predepressiva, del panico, preso dal panico, no? Quindi questo omone, grande combattente che da solo potrebbe spazzare via tutto l'esercito che c'ha di fronte, okay, sto grande guerriero preso dall'ansia, dal panico, quasi da molla l'arco per terra. Prima era pronto, se vi ricordate, a sfrecciare, a tirare le sue frecce. Adesso è là che gli scivola l'arco dalle mani, non riesce neanche a stare in piedi, si butta giù sul carro. Una scena davvero penosa, se vogliamo, sulla quale Krishna interverrà subito, immediatamente dal secondo capitolo, e questo ovviamente lo vediamo la prossima volta. Allora, vi avevo detto che questo capitolo si intitola "Sul campo di battaglia di Kurukshetra". Invece, dalla prossima volta inizieremo il secondo capitolo della Bhagavad Gita, che è la sintesi, è come se il secondo capitolo fosse il riassunto di tutta la Bhagavad Gita. Ne vedremo delle belle, perché Krishna partirà subito con insegnamenti molto potenti, però insomma adesso non vi tolgo, non vi spoilerò quello che succederà subito dopo, ma lo vedremo alle prossime puntate. Vi ricordo, cari devoti, che è molto importante rileggiamo il primo capitolo. Leggete le spiegazioni di Srila Prabhupada, anche più volte rileggete il primo capitolo, quello che abbiamo letto oggi. Insomma, fate questo esercizio di rileggervelo per conto vostro, procuratevi questa versione della Bhagavad Gita, scrivete qui sulla pagina di Prabhupada adesso se non ce l'avete. Fate questo esercizio, specialmente se avete domande, scrivetele qui sotto il video o mandate un messaggio alla pagina di Prabhupada adesso, se volete scrivermi direttamente su Facebook come un messaggio, come volete, insomma, ci vediamo proprio Paradesh, avvicinatevi, scrivetevi giù queste domande, non lasciatele nel lettere così, ma scrivetele, domande di approfondimento o anche riflessioni vostre che volete condividere molto molto volentieri. Dalla prossima volta, questo primo capitolo della Bhagavad Gita è pieno di nomi, è un po' il setting, no? Dalla prossima volta invece inizieranno dei versi, diciamo, più filosofici. Ho intenzione, su suggerimento di Luciano, anche di dare alla fine di ogni lezione, ogni volta che posso, delle domande alle quali poi cercherete, proverete a rispondere, nel vostro studio, e magari così anche da condividere, tutti quanti insieme qui sulla pagina, insomma, o come volete, insomma. Però l'idea è quella di rispondere a queste domande a vostro modo, così per poter approfondire, studiare proprio la Bhagavad Gita e rendere la cosa più interattiva. Aspetta, qui c'è la domanda di Luciano. In effetti, è arrivata anche Loretta, Hare Krishna, Anna Maria Conte. Benissimo. Luciano dice: gli antenati regrediscono perché? Allora, e questo è tutto collegato, no, Luciano? Perché man mano che se le nuove generazioni migliorano, migliorano anche gli antenati e migliorano anche quelli che vengono dopo. Ok? E si dice che sono sette generazioni, tra l'altro, collegate. Questo scientificamente è anche collegato al DNA. Il DNA è ormai stato dimostrato, c'è anche un nome, adesso non mi viene, il
c'è un nome, la eugenetica, qualcosa del genere. Comunque, significa, qual è il punto? Il punto è che se si modifica il mio DNA, si modifica anche quello dei figli, e se i figli modificano, si modificano anche il mio. C'è come una sorta di collegamento, di accoppiamento. Viene un po' anche dalla meccanica quantistica questo. Quindi è stato anche dimostrato scientificamente, se vogliamo, no? Sono dimostrazioni difficili da fare scientificamente con la S maiuscola, però ci sono tanti punti che portano in quella direzione. Ci sono geneticamente, nei geni c'è scritto il nostro karma, ovviamente, perché i geni, il DNA crea il corpo è il primo karma, il karma di partenza. Ok, ci sono delle difficoltà. Che noi, io a 50 anni, del mio carattere che viene dal mio corpo, dai guna che mi influenzano, questo lo vedremo. Bisogna arrivare fino al 18° capitolo per avere il panorama completo, no? Però ci sono dei punti che io non riesco, non sono riuscito a risolvere. Non sono riuscito a risolvere. Cosa vuol dire? Vuol dire risolverle, vuol dire che non ho più quel problema caratterialmente parlando, perché alla fine è tutto nella relazione che si muove, è tutto nelle emozioni, è tutto un collegamento questo. Quindi ci sono delle cose che non sono riuscito a risolvere. Io adesso sto parlando di me proprio personalmente, io le vedo in mio figlio. Quelle cose le vedo in mio figlio e so, me ne rendo conto come genitore, per questo è tutta una dinamica. Essere padri, essere figli, poi essere padri, è tutta una dinamica in cui io so che se io risolvo per me quel nodo karmico, allora mio figlio sarà facilitato. Stessa cosa, se mio figlio lo risolverà, perché io quello non sono riuscito a risolvere, ne ho risolti degli altri, aiuto lui, creo la situazione, trasmettendo i valori, eccetera, 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 i valori spirituali, no? Aiuto lui ad avere il substrato corretto per risolvere quel problema che io gli ho tramandato, che in realtà non è che gliel'ho tramandato perché sono cattivo, ma è tutto un karma. Lui è nato, adesso sto parlando di me, no? Lui è nato da me e mia moglie perché questo era il suo karma, ok? È tutto un collegamento. Se lui lo risolve anche per me, ok? Perché c'è tutto un collegamento in questo senso. Non so se sono riuscito a spiegarmi. È un po' forse complesso così per alcuni comprendere, ma tu, Luciano, abbiamo parlato già diverse volte di questi punti. È proprio così che funziona. Ed è per questo che Arjuna si sta così tanto preoccupando. Ha ragione Arjuna a preoccuparsi, però deve preoccuparsi anche di altro. Che si appresta adesso Krishna a spiegargli già nel secondo capitolo. Eh sì, Lorena, la meraviglia, il karma, l'universo che. Perché il punto qual è? Che Krishna è Dio, è l'essere supremo e lui ha creato tutto questo come un disegno perfetto. Noi non dobbiamo fare altro che aderire a questo progetto, perché lui è il più intelligente di tutti, no? Il più intelligente di tutti ha fatto il progetto migliore possibile, immaginabile. Perciò l'idea di aderire, l'abbandono filente a Krishna è anche questo il senso, no? È già perfetto l'universo, perché dobbiamo cambiare? No, quel fiore là azzurro, no, io lo voglio rosso. Ma perché? Lascialo azzurro. Guarda dall'altra parte, il rosso è dall'altra parte. Ok, funziona così. Hare Krishna, benvenuto Claudio, anche a te. Hare Krishna a tutti i devoti. Abbiamo fatto anche super tardi, oggi un'ora piena. Io vi aspetto allora giovedì prossimo. Per favore, basso qui a destra, tasto blu, condividete questa diretta, così aumentiamo il numero di visitatori di questa pagina. E noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle ore 18. Hare Krishna, grazie devoti, Hare Krishna.